Buonasera, siamo qui con Francesco Rossi degli Ingarbugliati. Chiudete il campionato con un pareggio che per fortuna per voi è irrilevante visto già che la scorsa settimana, dalla scorsa settimana è ufficiale la vostra vittoria del campionato. Raccontami un po' il vostro percorso. Sì, ecco, non è stato un campionato facile, siamo partiti bene, poi più o meno a metà abbiamo avuto un momento di flessione. Dopodiché, nelle ultime 8-9 giornate, siamo riusciti a rimpilare una serie di risultati positivi, quasi tutte vittorie, solo il pareggio qui nell'ultima giornata, che insomma non è andato in alcun modo ad inficiare quello che era il risultato che avevamo ottenuto, questa bella vittoria di questo campionato. Di sicuro questo insomma testimonia la forza del nostro gruppo, guidato dal nostro allenatore Mister Fossaluzza e poi da tutti i compagni con i quali insomma siamo riusciti a raggiungere questo risultato, diciamo, quasi insperato, insomma, di riuscire a vincere il campionato. L'anno scorso infatti decidete di ripartire dalla Serie B per provare a giocarvela meglio, divertirvi di più e quest'anno invece la vincete, quindi mi viene spontaneo chiederti se siete pronti per affrontare la Serie maggiore e quali sono i vostri obiettivi. Ecco, diciamo, l'anno scorso la scelta della Serie B era stata appunto dettata da motivi interni, insomma, eravamo un po' in difficoltà e quindi volevamo ripartire e ritrovare un po' di compattezza. E ora dobbiamo, insomma, anche magari attraverso il torneo estivo valutare un po' come la forza del nostro gruppo, capire se siamo riusciti un po' a ritrovare quello che era l'unità degli anni scorsi per riuscire ad effettuare un campionato di Serie A, insomma, all'altezza, insomma, ad essere competitivi. Bene, grazie e complimenti. Grazie a voi. Ed ecco qui Marco Dalla Valle del Badoere. Stasera serviva a vincere per conquistare il matematico secondo posto e quindi la diretta promozione. Purtroppo non è andata così. Cosa non ha funzionato in particolare negli ultimi minuti? Non so cosa dire sinceramente, anche perché non, personalmente, da quello che sembra il fallo non era dentro l'area, quindi se non era rigore, magari una punizione può entrare o non entrare. Un rigore è molto più facile che entri, quindi niente da dire. Il discorso è quello, dipende da dove era il fallo. Noi. È arrivato rigore e è pareggiato 1-1. C'è ancora la possibilità per voi di ottenere il secondo posto, non dipende più da voi, ma dal risultato del Petersfield. E quanto ci sperate? Ah beh, tantissimo ovviamente, assolutamente tanto. Quindi speravamo di non aspettare per mercoledì, adesso dobbiamo sperare, aspettare mercoledì, tutto qua, per vedere il nostro destino, insomma. Ed eventualmente sareste pronti ad affrontare i Beh, playoff. qualsiasi partita da giocare, quindi ovviamente siamo pronti. Bene, ti ringrazio. Grazie mille, arrivederci.